Allora, finalmente torno con il video promesso dello shopping estivo per quanto riguarda i cosmetici. Vi ho fatto già il video precedente sul LOL abbigliamento. Se ve lo siete persi, vi metto qui la scheda di informazioni e andatelo a guardare. Ma passiamo appunto invece a questo nuovo video. Allora, ho comprato alcune cose forse avete già visto in qualche video, ma insomma, ecco, ve li rifaccio vedere uno a uno per bene. Allora, cominciamo da shampoo. Quindi ho comprato questo shampoo anticaduta dei Ricordi di Oriente, shampoo delicato anticaduta all'olio d'argan con oli essenziali ed estratti vegetali. Questo qua. E questo l'ho preso ad una festa, ad una fiera, in una bancarella in fiera, e l'ho pagato 3 euro. Ho guardato anche l'INCI, mi sono assicurata, insomma, che l'INCI fosse uno, diciamo, come posso dire, non eco bio, però un buon INCI. E infatti, sono sincera, questo mi è piaciuto come formulazione, è veramente ricco di estratti, ce ne sono tantissimi veramente. E ve lo metto qui se mette a fuoco in caso fate un fermo immagine. L'ho già cominciato ad usare e devo dire che è veramente molto delicato e ancora per i primi risultati, cioè per vedere i risultati, credo che è un po' presto, però in caso nel corso del tempo vi farò sapere e se veramente ne varrà la pena vi farò anche una recensione. Passiamo invece ad un altro prodotti corpo, bagnoschiuma e acqua profumata. Questi qua in realtà non li ho comprati io, ma sono un regalo di compleanno che vi avevo detto vi avrei fatto vedere. Allora, sono entrambi della Perrier. Ed è un bagno doccia, sì, bagno doccia, ah no, scusate, doccia schiuma, doccia schiuma alla fresia di Lanzarote. Questo è stessa uguale l'acqua profumata per il corpo. Si vede che mi piacciono, il doccia schiuma già è meno della metà, me lo sono mangiata, me lo sono divorata perché hanno un odore veramente ottimo e l'acqua profumata poi non ne parliamo. Io, come ben sapete, profumi non tanto li gradisco perché mi fanno venire il mal di testa, ma le acque profumate, alcune sì, alcune no, ma questa è veramente eccezionale, cioè ve li consiglio se amate la profumazione della fresia, quindi delle profumazioni floreali, perché ottimo, ottimo, ottimo. La cosa più bella è che l'odore, il profumo mi rimane sulla pelle, perché faccio fatica a sentirmi poi i profumi sulla pelle, cioè su di me non li sento quasi mai, invece questi li sento. E che volevo dirvi più di questo? Ah, una cosa che ho notato da quant'è che uso solo questo doccia schiuma per lavarmi è che ho notato che sulla follicolite mi ha fatto un'azione lenitiva e non ho più follicolite, o meglio, mi viene adesso molto molto raramente, non vorrei parlare, però ecco, ho notato questo miglioramento. Altro prodotto corpo è questa crema anticellulite che sicuramente mi avrete già visto sia negli haul sia nei promossi e bocciati perché l'avevo già comprata e l'ho ricomprata perché mi è piaciuta davvero tanto. Questa è crema anticellulite della Rocher, anche questa pagata 3 euro e presa nella stessa bancarella della fiera dove ho preso lo shampoo anticaduta. Passiamo adesso a due prodotti Avon, sono questi due barattoloni di crema dell'Avon Care. Stavolta ho deciso di prenderli nel barattolo e non nei flaconi, quelli là da spremere, ecco, il tubo, perché devo dire che secondo me qui si consuma, cioè si spreca molto meno prodotto, si riesce a prendere tutto. Ho scelto come fragranza Aloe Vera, che è questa qui,
poi alla camomilla e avena, questa qui. E sono delle creme che c'è scritto che sono valide, oltre che per il corpo, anche per il viso e per le mani. Ma non sono tanto d'accordo su questa cosa di usarle anche per il viso. Per le mani sì, ma per il viso non lo so. Sarebbero da provare e vedere un attimo. Le ho pagate tutte e due 7,90. Poi ho preso due oli vegetali della Bio Essence, sono questi qua. Uno è l'olio di cocco, che in tante mi avete chiesto questo di che marca era, dove l'avevo preso, eccetera, eccetera. Lo trovate in erboristeria ed è della Bio Essence. In realtà questo già ce l'avevo da tempo, ma siccome è arrivato quasi a metà, l'ho ricomprato e l'ho pagato 6 euro. Stessa cosa, questo, l'olio di ricino. L'olio di ricino mi mancava, era da tanto che volevo prenderlo, ma non lo trovavo. Se lo trovavo non era mai puro, e quindi ho visto questa occasione per 6 euro e l'ho preso. In caso poi, se volete vedere delle ricettine fatte con l'olio di cocco e con l'olio di ricino, fatemi sapere giù con un commento. Parlando sempre di oli, ho preso quest'olio essenziale alla camomilla romana. Questo qua è della la linea fitosintesi, dei prodotti fitosintesi. Metto a fuoco. E questo qua, aroma chakra, camomilla romana. L'ho preso perché trovo che d'estate sia veramente molto utile avere un olio essenziale alla camomilla, mi mancava. Vi ho fatto vedere che avevo preso anche la sinergia lenitiva, però ecco, proprio solo camomilla secondo me ci vuole, molto utile, veramente. Si possono fare tantissimi usi con gli oli essenziali, però bisogna sempre stare molto molto attenti, se no si rischiano intossicazioni. E questo flaconcino da 30, sì, da 30 ml, l'ho pagato 24 euro. Anche per questo olietto vi preparerò tante ricettine facili facili, proprio ad uso cosmetico da fare a casa. Quindi se volete vedere al più presto delle ricettine cosmetiche molto facili, mettete tanti pollici in su. Poi ho preso questi integratori alimentari, ve li faccio vedere, questi qua della Vitalven 5, sono delle capsule e le ho prese per appunto la circolazione sia venosa che linfatica, insomma per il benessere del microcircolo, perché sapete che io soffro di problemi di circolazione, dunque d'estate ho bisogno di un aiutino per i miei capillari, altrimenti mi faranno sicuramente male le gambe, capillari che continuano a spezzarsi sempre, sempre, sempre di più. E devo dire che con queste mi sono trovata molto bene. Sto già finendo il ciclo del secondo mese, perché almeno faccio 3 mesi con questo, si può dire quasi tutta l'estate. E queste sono senza glutine e sono della Speckiasol. Sono leggermente diverse da quelle che vi ho, da quelle che ho preso l'anno scorso, però della stessa linea, e che ho recensito anche in qualche approvati e bocciati, non mi ricordo quale. E queste qua le ho pagate 13,60 euro. Andiamo un po' a make-up. Ho comprato della Cinecittà Makeup le liner Link Eyeliner, questo qua, che ha la punta così in felcro. Aspettate, vi metto una mano davanti. Ok, ha la punta così in felcro ed è un eyeliner molto liquido, super scrivente, molto nero, lucido e mi piace talmente tanto. Mi piace tanto, 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 sicuramente me l'avrete visto già usare in qualche tutorial. E questo, se non vado errata, l'ho pagato forse, non mi ricordo, sui 9, 9 euro, qualcosa del genere. Comunque mi sembra meno di 10 euro. Ho preso la
la matita sempre di Cinecittà Fito Makeup, nera, il Kajal, questa è matita occhi color carbone, è proprio nera nera nera, infatti mi piace tantissimo come scrive, vedete, ha un tratto molto nero, si sfuma benissimo e mi piace tanto, ha un'ottima resistenza. E poi ho notato che per la formulazione che ha, perché qui c'è l'inci riportato minuscolo, non si vedrà mai, non lo metterà mai a fuoco, però ha un inci veramente veramente molto verde, e potrebbe passare per una matita quasi eco bio, ha un inci verdissimo. Ve l'ho detto, questa l'ho presa a 9 euro e mi piace. Sempre della Cinecittà Makeup ho preso questo smaltino, 3 euro, questo colore è rosa, rosa nude, ed è veramente molto carino, ed è il numero 45 per chi fosse interessato. Per quanto riguarda sempre le unghie, ultimi due prodotti, abbiamo prodotti, ultimi due pezzi prodotti, se così si può dire, abbiamo finito, ho preso questo Peel Off Liquid Tap, che praticamente l'avrete visto sicuramente in tanti video di nail art su Instagram. È praticamente uno smalto, ve lo faccio vedere, ve lo apro, eccolo qua, questo è uno smalto che va messo nel giro cuticola per non sporcarle quando poi andate a fare le nail art, e va levato, poi si leva come una pellicola e poi vi fa rimanere tutta l'unghia, tutto il bordo dell'unghia pulito, ottimo per quando fate la marble nail art. Io ancora lo devo provare, in caso poi vi farò sapere, vi farò qualche tutorial. E questo c'è la Kitabaya, e questo l'ho pagato 4 euro. Infine ho preso queste due vaschettine fucsia per la manicure, per rimuovere comunque il semipermanente, e sono quasi intonata e le ho pagate 1 euro ciascuna. Mi mancavano, erano molto comode, cioè mi mancavano, e sono molto comode perché di solito per rimuovere il semipermanente faccio l'impacco con la stagnola, però volevo provare anche a immergere direttamente le unghie nel soak off e vedere come si fa prima, quindi queste ancora sono da sperimentare. Questo era tutto, spero che questo video vi sia piaciuto o vi sia stato utile, se è così mi raccomando tanti pollici in su, e se avete dubbi, domande, lasciatemi sotto qualche commento, e se avete dei prodotti uguali ai miei che già conoscete, usate, ditemi la vostra sempre con un commento. Ci vediamo al prossimo video, se non volete perdere appunto il prossimo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e ricordatevi che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook e su Instagram. Vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!